Siamo a Chiaravalle, al monastero. Dagli anni molto prima di Cristo, molto prima. Molto prima? Sì. Ci delucidi un po', ci dica. Intanto andiamo a vedere il mulino. Spieghi intanto che. All'età di qua andiamo a vedere un mulino, che ovviamente pure questo prima di Cristo. Prima di Cristo, ok. Ma non c'erano però immagino gli elfi in. Sì, c'era. Questa è il nostro comitato tecnico-scientifico donna. Io sono curioso di vedere il mulino, mi porta a vedere il mulino. Allora, ci E di qua il mulino. lo so. Però di elfi e nani niente. No, niente. Niente. E perché di notte vengono di più. Ah, è vero, c'è ragione anche lei. Cavolo, vabbè. Perché non c'è tipo nessuno, quindi magari vengono di più. E si nascondono sempre in degli alberi. Vero? E invece mi spieghi un po' di questo mulino, com'è che È un mulino è? antico, perché ovviamente i mulini sono antichi. Era molto bello, Ma cosa facevano? eh? E prendevano l'acqua da poi portare a tipo, non so, a innaffiare le piante, a bere, tutte queste cose. Ma signora guida, cos'è che c'è scritto qua? È chiuso. Come chiuso? Eh sì. Perché? Magari devi Il suonare. mulino si interna nella zona di clausura. Per questo motivo non è possibile visitarlo attualmente, ma solo tramite apposite visite guidate. Per qualsiasi informazione rivolgersi all'infopoint collocato sulla destra della chiesa. Peccato. Però io se faccio così, magari da qua. Magari della chicca di telefono. Molto gente. Dopo vedremo. Non si vede, ma poi vedremo.